Il Novecento italiano ha tra le sue fila artisti conosciuti in tutto il mondo, De Chirico, Morandi, Sironi, solo per fare tre nomi. Ma vi sono personalità dell'arte che di fatto non sono mai uscite dall'ombra, pur essendo straordinarie. Una di queste è Riccardo Francalaccia, pittore umbro, nato nel 1886, che Vittorio Sgarbi, in una mostra in corso d'Assisi, ci racconta. Sembra una scelta legata al fatto che i paesaggi, i meravigliosi paesaggi di Riccardo Francalaccia, sembrano i paesaggi di Giotto. In realtà è una coincidenza anche di vita, perché ad Assisi nacque Francalaccia. E qui vediamo in questo artista che i ritratti anche più semplici, anche più primitivi, hanno un'anima, una vita, bambini che parlano, volti che guardano verso il vuoto di una loro assenza di vita vera. E quindi c'è anche questo senso di chiusura di un mondo primitivo che comincia a rinascere.